Oggi prepareremo le zeppole di San Giuseppe, o come le chiamiamo noi in Sicilia, le sfingi di San Giuseppe. Allora, gli ingredienti sono: abbiamo mezzo litro di acqua, 250 g di strutto, 500 g di farina e circa 14 uova in base, diciamo, a quelle che prende l'impasto. Iniziamo versando l'acqua nel pentolino ed ora inseriamo lo strutto. Dopo aver inserito lo strutto, portiamo tutto a ebollizione. Ora ci siamo, sta bollendo il tutto, inseriamo farina e sale e mettiamo tutto in planetario. Dopo aver ultimato l'impasto, adesso lo mettiamo nel sac à poche e andiamo a creare le nostre zeppole di Giuseppe. Adesso che abbiamo arrivato a temperatura, 175 gradi, possiamo andare a inserire le nostre zeppole. Dopo qualche minuto iniziamo a girarle in modo tale che dorino da un lato e dall'altro. Dopo circa 8 minuti le nostre zeppole sono pronte e siamo pronti ad uscirle. Dopo la frittura è arrivato il momento di infarcire le nostre zeppole. Andiamo a tagliarle. Ora sono lievitine. Andiamo a riempire con la nostra ricotta di pecora. Ricotta è la ricotta, diciamo, di pecora dei nostri morti, nembrodi, arricchita con dello zucchero e delle goccine di cioccolato. Adesso faremo la versione a pistacchio delle zeppole. Noi le facciamo molto golose. Mettiamo lo strato di Nutella pistacchio sotto. Le completiamo con una crema, sempre al pistacchio sopra. Ok, vediamo come si chiama bene. Un plauso a Tony e Marilena che attraverso la loro passione riescono a sfornare queste meraviglie. Cosa auguriamo a tutti i papà, a tutti i Giuseppe che ci stanno guardando? Auguri a tutti i papà e a tutti i Giuseppe con il dolce tipico della festa di San Giuseppe. Auguri a tutti, vi aspettiamo in Sicilia a gustare queste meraviglie. Auguri!